La 56enne morta nella notte a Bad Kleinkirchenheim non era affetta da coronavirus. A renderlo noto nel primo pomeriggio di oggi la Direzione Medica Statale della Carinzia, dopo aver ottenuto l'esito dei tamponi analizzati dai laboratori austriaci. Il provvedimento era stato necessario a seguito della richiesta di aiuto avvenuta nella notte all'interno di un residence collocato nella nota località sciistica austriaca. Il medico di turno, giunto sul posto, non aveva potuto escludere il sospetto di coronavirus effettuando un tampone. Non sono ancora note le cause del decesso della donna, ma come riportato da alcuni media austriaci, a dare l'allarme era stato il marito della friulana, denunciando la mancanza di fiato e problemi respiratori nella consorte. Scoperto l'esito negativo, gli ospiti del residence in cui soggiornava la donna, inizialmente messi in via precauzionale in quarantena, sono stati autorizzati a lasciare lo stabile. Da domenica hanno istituito un numero verde della Sanità Nazionale e allertato una sessantina di ospedali in Austria per creare delle aree di emergenza per gestire degli eventuali casi. Quello che l'Italia ha fatto già da alcune settimane in Austria è partito praticamente da lunedì mattina. Sono stati fatti anche per il momento pochissimi tamponi, quindi tutte le notizie dall'Austria sono che allo stato attuale abbiamo questi due casi, tra l'altro di due italiani, a Innsbruck. Notizia dell'ultimo momento è che una delle due persone di Innsbruck lavorava in un albergo a Innsbruck che è stato messo in quarantena, albergo che tra l'altro ha ospitato 3 giorni fa il cancelliere austriaco Kurz.